fatto un po' in infanzia del merda. Considera che mia madre ha venduto la macchinetta dei miei fratelli quando io ho fatto 14 anni che la potevo guidare. Appena ho fatto 14 anni l'hanno venduta. Ah, sono crashato. C'avevo due spettatori, porca miseria. C'avevo, silenziosi, ma ce li avevo. In più che te lo mettendo in più Antonella, speriamo che vada tutto bene. Speriamo di non crashare di nuovo. Non voglio più crashare. Ti prego, dimmi che il Giulio me l'ha preso. Allora, infatti Giulio non ce l'ho più. La carota almeno ce l'abbiamo, sì. Dobbiamo andare a riprendere il Giulio. Ah, porca miseria, andiamo a fare il lingotto che è qua sotto. Poi andiamo, tanto il Giulio sappiamo dov'è. Intanto ce n'era un altro, qualora non mi dà più quello. Il lingotto d'oro. Abbiamo bisogno di cosa? Della pepita d'oro. Ok. Andiamo su, facciamo la pepita d'oro. Anche tutte le carote me le ha tolte. Fare le pepite. Un lotto uno solo ce ne serve, però ci servirebbero un po' di pepite, ho capito che sono rischiosissime queste pepite. Qualcuna in più. Penso che possono bastare questi due pepite. C'è nessuno in giro, dove cazzo sono tutti?
Ma che volevo un compagno per buttare giù. Cacchio si fa a parlare con quei, cioè a fare quei cazzo di coccodrilli. In realtà non ho neanche più, cioè l'ho cambiato i vestiti e li ho ricambiati di nuovo. Adesso mi ricambio di nuovo. Esco qua. Non ci fa così, non mi piace per niente. Ah, ce ne sono 5. Porca miseria. Niente, dobbiamo tornare su. Guarda che li cambio i vestiti di nuovo per la centesima volta. Marina, regali a Merlino. Fare i piatti, completare il compito di Dreamlight, cucino dei piatti con lo zucchero e pesca il tonno che non ho fatto di là. Vabbè, vieni tu Eric. Ciao. Nel mentre. Ah. Poi ti abbandonerò. Com'è che piove? Approfittiamone. Adesso che sono qui, sei pronto là qualcosa? No.
uscire. Blocca. Questo come si apre? Non so, qua devo ancora sbloccarlo. Andiamo a fare il lingotto. La carota ce l'abbiamo, il giglio sta là e la ringa dobbiamo fare. Ok, prima di prendere il G... No, aspetta. Entriamo qua e facciamo la ringa. Ce l'ho qui però. Ci serve il limone. Il tonno dobbiamo cercarlo qua. Zucchero. Ah ok, possiamo fare anche le lucchette di zucchero. Proviamoci. Mettere una cucina fuori. Tra l'altro posso entrare nelle case. Altro cosa serviva? Il tonno.
Se non crasha, andiamo a prendere il fiore. Fare eccolo qui, dovremmo avere tutto.
dobbiamo andare alla grotta. Ma la grotta non era qui? Oh no, è giù. Ma il tonno invece dove si pesca? Dimenticate, radura della fiducia. Qui. Ok. Aprire la caverna qua di Elsa. Quella lì. Ok. Ah, cosa è finito? Il ghiaccio intorno allo scrigno è svanito. Vediamo cosa hai nascosto. Ah, ok, finalmente posso aprire questo scrigno. Cosa c'è dentro questo scrigno? Vestito. Ciò che ho trovato è Elsa. Ah, c'ha l'abito da Frozen. Ehi, ciao. Un abito, lasciami vedere. Sì. Ora ricordo, c'è un fiocco di neve cucito nella foglia. Era il primo fiocco di neve mai caduto sulla valle. Perché io l'ho portato la neve qui. Ma è stata una tua idea, volevi farmi sentire a casa qui. Beh, abbiamo fatto molta strada insieme lì. Ora ricordo tutto, le avventure, le storie e l'amicizia. L'ho condiviso con tutti. Prima del mio arrivo qui le cime gelate erano solo dei promontori rocciosi. Ho usato la mia magia per trasformare ed ero così felice di poter dare il mio contributo a questo splendido posto. Grazie, sei stata un'amica meravigliosa. Per questo voglio che tu abbia questo, come segno della mia riconoscenza. L'abito da Frozen. C'è qualcosa di magico. Quindi Frozen è finita, meno male. Ora ci manca. Quindi qua non si può aprire, non si può entrare. Ci manca Eric. E quella cazzo di strega. Giornaliera. Però dovrei parlare con nessuno. Ma quei ghiacci invece come si rompono? Ah no, è vero, devo andare avanti con Scar. Ti prego non crashare. Il tonno che non è possibile. Questa è la trotta. Allora vendiamo. Salve,
prendiamo questo. Questo. Arrivederci. Ci serve il tonno. Il tonno. Andiamo a vedere giù dalla cozza se ce l'ha. Continuiamo qua. Serve il tonno, Petunia, il tonno Rio Mare. Poi dobbiamo fare il sushi. Il tonno. Ha smesso di piovere. Quando smette di piovere sì, c'è un blocco nel gioco. È un rischio totale. Abbiamo il tonno qua. Allora il merluzzo, il luccio, la vaniglia, il calamaro, la trota, la bramica, la ragosta, la spigola, il pesce, il gatto, la rossogliola, il salmone, il gambero, l'arcilla. Non ce l'abbiamo. Vediamo se ce l'ha qui. Uno l'avevamo trovato, ma arriva la spigola, salmone, pesce, gatto, muscarpa, alga marina. Niente. Niente tonno. Allora, vediamo. Vediamo il tonno dove si fa. Manca anche il pesce palla. La rana pescatrice. Allora, il tonno. Dov'è? Qua si fa le terre dimenticate e la radura della fiducia. Ah, ma che salmone ce ne servono due. Gli abitanti del villaggio contano su di te, ragazzo mio, non... Allora, le terre dimenticate sono la radura della fiducia. Andiamo alle terre dimenticate a fare. Di cibo.
Matta, matta, matta con una terrazza. No, però ci servono molto di più. Ma se io mi metto un fornellino qua fuori, senza tutte le volte andare dentro case. Non è meglio così magari mi crasha meno. Così quasi. Serve il ferruccio perché l'hanno messo che servirà, quindi adesso non mi conviene venderlo. Oh. Ci vediamo dopo. Mi metto un fornellino tipo da qualche parte. Portiamo fuori a casa mia.
se mi metto un fornellino qua. Sono che devo sempre entrare e uscire. Metto domestici. Ah, non ce l'ho. Il forno è solo per interni. Sfiga. Sono tutti solo per interni, niente. Poi un giorno mi metterò qui e mi metto a posto tutte le strade, faccio un po' figo. Ma non vedere il cristallo e il tonno. Arrivederci! Sono un cazzo queste piante.
tonno. Questa pianta non vuole uscire questo diamante. Allora. C'è la cucina. Manca solo il pesce palla, che si trova alla spiaggia brillante, ma non so dove. Anche tutti questi animali. Devo mettere poi a farli. Allora, rifornimenti, sembra che ho tutto, tranne il giglio della passione blu, il nasturzio giallo. Ma scusa, già l'ho forse qua sopra. Cime gelate, questa sta di là. Perché i fiori sono a posto. Allora, porta il sushi a Remy. Dove sta Remy? Al ristorante. Il diamante qui non esce. Thank you.
Certo, smette quando io devo mettere giù le carote, ovviamente. Come va? Oh, ci vediamo dopo. Ristorante, giusto? Ok. Domani facciamo una giornata intera al ristorante. Verdure, ciotte di burro arachidi e sandwich che non lo so fare, però le verdure possiamo fare. Buongiorno. Il cioccolato è finito? No. Ti sei di osperata, Lily? Ti sembra così buono da poter essere servito in un ristorante di lusso? Ah.
mentre ero occupata con il piatto principale, ho preparato una torta al cocco che credo proprio mi salterà a scala, così tanto che non vorrà più mentire nessuno. Ma portarli insieme, non ne farà parte, giusto? Grazie! Ah. Buono il cioccolato. Certo, lo vuoi anche tu. E Kinder. Ti viene la libido poi. Seguiremi mentre porta il cibo a Scar. Dove si trova Scar? Sta venendo da noi. Ti mi ha detto di avevi fame. Ti abbiamo quindi preparato qualcosa che so ti piacerà. Immagino, un leone gli dai sushi. Un leone. Vuoi la carne? Sushi fresco di oggi. E una torta al cocco. Mangia pure la torta al cocco, leone. Questa la chiami torta, secca, insipida e completamente priva di carne di zebra o gazzella. Falla sparire. Ulp. Ma il pesce è accettabile. È una ricetta molto più interessante della carpa floscia che ho ricevuto prima. Sono soddisfatto per ora. Non hai idea di quanto mi faccia piacere sentirlo. Fantastico. Bene, i tuoi vicini si sono guadagnati una tregua dal mio veloce pupito. Dovresti considerare l'idea di essere più gentile con le persone. Potrei diventare tuo amico. Amici, per favore. Gli amici sono adatti a chi è pigro, bisogna alla bocca larga. Bravo. Come diceva Guido, chiunque può cucinare. Certo, aiuta avere un maestro come me. Dove vai, saluti. Lito, ho una piccola questione da discutere con te riguardo al mio territorio, aiutami. Come c'è? Dimmi, hai trovato del tempo nella tua pienissima agenda per esplorare il tuo piano saggiato? Aspetta che ti dico, tu non fai mai nulla se non ti senti sicuro a tuo agio. Beh, se ti fossi disturbata sapresti che è completamente disseminato di ossa di gnu. Non puoi rimuoverle da te? Se potessi non mi preoccuperei di te, ma siccome non posso, eccoci qui. Non era un problema prima che tu decidessi di andartene, sei stata molto brava a risumare le ossa e a rimuoverle. Ossa. Ovviamente la pala reale era più affilata. Allora. Mi sembra di ricordare che avessi qualcosa a che fare con quella pomposa di paperon dei paperoni. Aveva un metodo per rendere più forte la tua pala. D'accordo, dirò al signor Paperone Paperone di rinforzare la mia pala in modo da poter ripulire l'altro piano saggiato. Chissà che tipo di ingredienti speciali crescono qui. Ne ho tre. Non è possibile. Con la missione con la cozza del frammento è ancora là, Non è ancora nato. Andiamo da Paperone. Paperone sta a casa sua. Ma io quanti soldi ho? Che se ho 75 mi faccio il piano della casa. No, mi sa che sono 50.000. Però le zucche, se ne fai 3 sole, ti danno 3.200. Il problema delle zucche è che ci vuole tipo 4 ore che le fai. Ma no, tanto vale fare le carote, ne fai 2000, però sono più veloci da fare. Ma sto facendo solo carote, ne ho prese 2000. Sì, però almeno 50 ne devo fare. Sì, le carote per quello crescono subito.
ma sono più lunghe. Il mais è più veloce, però ti dà un cazzo. Ma le volpi cosa mangiano? Ci sono delle volpi che... ma qua non c'è la carne. Ma qui non c'è la carne. Non ci sono le galline. Dai, tiralo fuori. L'inventario di nuovo pieno. Ho trovato il pesce. No, ho trovato la soglia. Ma mi serve solo un pesce per finire la collezione. Non riesco a trovarla. Il pesce palla. Sì, mi manca il pesce palla. Poi ho trovato quello che sembra che ha la lanterna davanti. Però quello lì l'ho trovato. Che però di uno solo ne ho. Quindi so che più avanti me lo chiederà sicuro. Lo metti da parte. Quelli più rari. Mi sto portando dietro Eric perché lui lancia le carote e me ne dà di più. Mi faccio più soldi. Ho quasi finito, perché mi manca quella missione qua di Scar, che è quasi al termine, e quel cazzo di frammento. Poi ho finito tutte le missioni, quindi poi in teoria dopo posso fare solo soldi, comprare e vedi, comprare tutto, poi vendere. Devo comprare anche i vestiti per la collezione. Pensa che stavo facendo il mondo di Frozen, no? Ho aperto uno scrigno e questo scrigno mi ha dato il sacchettino rosa. Dove è andato a cadere appena uscito dallo scrigno? In mezzo a due rocce del gioco che non si possono spostare. È proprio lì in mezzo e non lo posso prendere. Lo lascio lì. Ma vai, è volato lì, che ne so, perché è gioco. È volato lì in mezzo alle due rocce. È lì, se vado adesso è lì. Non riesco a prenderlo. Potrebbe essere un vestito raro, che ne so. Guarda chi se ne frega. Cioè, vuol dire che devo rifare tutto quel livello per un vestito, ma anche no. Magari poi mi esce di nuovo nei vestiti di Zio Paperone. Magari poi è una cosa che non posso sapere che cosa c'è dentro. Poi magari è una cosa inutile. Magari sono soldi o qualcos'altro. Però se è un vestito o un arredamento sono sfigato. Non è mica colpa mia che è caduto là dietro. Cioè, tutti i posti che poteva cadere lì. E poi è nel livello non questo, nell'altro, nell'altra stanza, dove lì è la casa di dove inizi, dove conosci Frozen, no? E lì non puoi muovere niente, non puoi fare arredamenti, non puoi fare un cazzo. Oh. Sì, ma devo trovare anche tutti i collezionabili. Non sono tantissimi. Sono 997 vestiti. Io penso di averne 200. Tipo 997. E poi il gioco verrà aggiornato, perché poi fanno Toy Story. Fanno la storia nuova di Toy Story e ci saranno altri. Oh, è bello vederti. È bello vederti, ma io ti vendo le carote. 50 carote me le fai a 2200, più altre 50 sono 4400, più altre 36 siamo a 5984. Poi ti vendo anche questo, ti venderei anche i pesci, ma poi magari mi servono. Chi può dirlo?
Finché non finisco tutte le missioni, poi dopo glieli vendo tutti. Mi piacerebbe che tu passassi qualche volta. Sta... Perché devo fare i collezionabili di cucina. Arrivederci. Quindi mi servono anche per fare i piatti. No, poi non mi servono più perché le missioni sono finite. Solo per fare i collezionabili, quindi i piatti, ci sono una marea di piatti da fare con tutti gli ingredienti. I fiori, di tutto, quelli mangiano pure i fiori, quell'altra mangia le rocce. Quell'altra mangia i fiori, cioè vabbè, una piovra che mangia i fiori. Ho bisogno di vita, dove c'è? Volevo mettere una cucina fuori qua nel giardino. Perché ho detto così tutte le volte non entro dentro la casa e rischio che mi crasha perché col caricamento, no? Non si può mettere. C'ho anche una verdura alla griglia che non so dove mettere. Parla con Paperone, ok. Devo fare anche tutta la parte degli eventi. Paperone, io adesso c'ho paura a parlare con Paperone. Che dobbiamo entrare dentro il suo negozio. Ma devo parlare con lui. C'è il caricamento, quello è il problema. Il crash immediato. Perché siamo un'ora e 33 di live ed mi sta già tirando di brutto. Di solito non arriva un'ora, crasha prima. Forse riesco ad entrare, ma non so se poi riesco a uscire. Magari no. Ci sono anche un po' di vestiti qua, robe da comprare. Però prima faccio il livello della casa. Prima costruisco tutto fuori e poi penso a quello che c'è dentro. Allora, di la verità, ho bisogno del tuo aiuto. L'altro piano soleggiato è pieno di ossa di gnu. E Scar ti ha chiesto di occuparti nel posto suo, tipico. Sai, se continui a fare le cose per lui non imparerà mai. È l'ultima volta, lo prometto. Bene, d'accordo, so che i miei affari prolifereranno grazie ai nuovi prodotti provenienti dall'altopiano soleggiato. Ma Scar deve imparare a non rovinare tutto e poi aspettare che qualcun altro risolva i suoi problemi per lui. Ecco, questa stampa renderà la tua pala più forte, abbastanza per muovere le ossa. Una stampa? Ah, non lo stampo, Aspetta, come funziona? Devo aggiungerci qualcos'altro, è ovvio, non mi dà così facile qua. Dovrai, ma io non mi occupo della riparazione di pale. Forse Scar potrà aiutarti con le teste. Grazie, gentilmente. Vediamo se posso comprare qualcosa che costa tipo 100. Ci sono i guanti da 360, lo zainetto da 825, questo 2000. Ho 63.000. Dai, potrei comprare almeno fino a 60.000 qualcosa, cioè da 3.000. Prendo tutti quelli che costano poco, tipo questa cagata. La ciotola, una mela al giorno. Compro l'articolo 360, compro tutto l'ero, perché servono per i collezionabili. Beh, tanto poi devo fare ancora tutte faccio tutta una piantagione di zucche poi. E poi ogni giorno vengo a ritirarle, che mi danno tanto. Prendo la pianta con le orecchie da topo. Grazie, gentilmente. Una lampada costa 2040. Un vestito, boh, con un fiocco. Guarda, un vestito dove c'ha le tette di fuori. Guarda, è fatto così, è sul manichino. 4800 un fiocco, praticamente. Un pavimento costa 600. Per la casa. Il mappamondo 6400. Questo cos'è? Non lo so. Costa 16.000 comunque. È una roba futuristica. Una giacchetta orrenda costa 12.000. I pantaloni 3,90 fanno schifo, ma li prendo. 3,90 costa un po'. Li facciamo in fretta. Addio ora. Tutalù. Questa giacca viola 4.000. Sì, perché non hai visto cosa c'è al piano di sopra. Un casco
un po' futuristico, 10.000. Delle scarpe rosa tipo sandali, coi calzini, 2.000. Ci sono anche i calzini, ma io non li ho mai trovati. Prendo lo zainetto. Ciao. Che costa 800, ma tanto abbiamo 61.000. E l'orologio marrone. Ma è collezionabile. Questi vestiti in vetrina, inguardabili. Mio, questo è quello che costa meno che ho trovato in vetrina, 3.000. No, e quest'altro? 40.000. Questo coso? Cioè 40.000, che cazzo fa? Cioè, vediamo il piano di sopra. Un letto, cioè un letto costa meno di un vestito. 689 lo prendo. Buona giornata. Perché costa poco. Grazie. Il divano costa 3.000. Delle mensole con le pozioni, non so che cazzo sono, 6.400. Cos'è questo? Una scrivania, 8.800. Il caminetto, 20.000. Bello però questo caminetto, ma può rimanere lì per adesso. 20.000. Rimango sui miei 60.000. Ma qui c'è la cassaforte. Perché non posso rapinare la cassaforte? Allora, poi dovrò, prima faccio tutto fuori, poi mi faccio giro dei negozi. Devo far soldi per i negozi. Prima, la prima cosa importante sono le missioni. Poi l'evento. E poi tutto il resto. Non crashare, ti prego. Non crashare. Siamo un'ora e 9 minuti. Resisti un minuto. Allora, torna da Scar. Scar dove cazzo sta? Sicuramente starà nella sua grotta, certo. Così devo entrare nella sua grotta. Ho anche l'inventario super pieno. Pietregale non le posso mettere qua. C'è il gelato. Perché alcuni piatti ce li ho. Però sa cosa serve questa ringa sott'aceto? Vabbè. Alcuni piatti. Se ci fosse. Se sto cazzo di baule avesse più spazio. Questi qua che sono esterni. Non sarebbe male. Ci metterei molta più roba. Solo due file. Forse aprendo la casa a livello 3 mi dà più spazio. Carote. Ma a parte che mi mancano di 15.000 per portarla a livello 3. Quindi potrei farlo anche alla svelta volendo. Ma togli le carote, va. Petunia, petunia, dai prendilo tu. Se tutta nuda ti metti a testa in giù, puoi fare un grandissimo ragù. Io vorrei entrare anche nella caverna, per esempio. Che vabbè, è l'ultima che hanno messo per quell'aggiornamento di Scar che è uscito questa settimana. Del leone. Ho paura ad entrare, però lì ci sono un sacco di pietre. Ma poi crasha tutto lì. Ma tanto ci dovrò entrare comunque fra un po', perché mi farà tornare sicuro lì. Devo sbloccare giusto quest'ultima zona. Quella cozza mi deve dare quel cazzo di... È ancora là. È ancora là, non è ancora cresciuta. È piovuto 4 volte, per dire. Ma non cresce. È ancora lì. Quella è la missione che vedo, cioè prima ancora di Scar. Ok, bagniamo le carotine.
Poi vado sopra e mi faccio tutta una zona di zucche. E faccio solo zucche là. E nel baule cosa c'ho? Il terriccio, bla bla bla. Ma perché adesso c'è anche l'evento e quindi è meglio che mi metto le cose da parte. E no, l'evento bisogna farle istant, niente. Vendere. Ho 62.000, ho recuperato tutto quello che ho speso nel negozio. Quasi tutto, perché ne avevo 63. Lascia stare, andiamo a parlare con Scar. Arrivederci. Arrivederci. Allora, Scar sta nella sua grotta. Ho paura di entrare qui dentro. Vabbè, andiamo piano piano. L'altra volta quando sono entrato è andata bene, ma poi quando sono uscito è andata male. Cosa c'è qua dentro? Niente, niente da prendere. Devo ancora trovare anche dei pezzi delle mappe. Prestami attenzione. Non so dove cazzo sono. Ciao. Sei tornata, quindi posso finalmente vagare in libertà in tutta l'ampiezza del mondo. Voglio dire, dalla tua valle, naturalmente. E altre noiose domande? Ho incontrato un piccolo contrattempo, lo stampo, ma non so cosa farne. Ah, sono circondato di sciocchi. Ti sembra che le mie zampe siano fatte per cose simili? Anche se ricordo qualcosa, prima dell'oblio usavi raccogliere legno secco e creare oggetti che chiamavi lingotti di ferro. E naturalmente c'è la piccola questione degli artigli di leone che avevi aggiunto alla mistura. Mi procurerò tutto. Plaudo la voglia di aiutare, correre in giro come una cucciolotta. Prima che tu ci abbandonassi e tutti dovessero fuggire. Nei loro regni alcuni leoni vagano per l'altopiano e si arrampicano sulle rupi. A volte i nostri artigli si rompevano sulle rocce. Dovrei cercare vicino alle rupi sull'altopiano soleggiato. Ce l'hai fatta. Io mi porto dietro Scar. È abbandonato. Adesso via. Ho finito. La Scar è figo, mi piace un sacco. L'hanno fatto bene, come nel cartone. Ma anche gli altri non sono fatti male. Sono fatti molto bene. Ma Ursula l'hanno fatta benissimo. Crociamo le dita. Allora, raccogli gli artigli. Legno, ah, ci serve legno secco, ce l'ho. Qui c'è un artiglio. Cos'è questo? Sì, un artiglio. Allora, togliamo gli artigli prima che sono qua sopra. In questa zona. E poi andiamo a fare i lingotti. Se ne vogliono altre tre. Andiamo due di cinque. I'm gonna crash. Poi vado a controllare se sopra, se c'è quella cazzo di pietra. Ursula, permesso. Dove sono gli altri artigli però? Dice che sono qui. Sopra possono essere. Quando dirò a Grimsby di questo posto, di sicuro non mi crederà. Beh, non ci sono. Andiamo a vedere se è nato sto coso. No, è ancora lì, è ancora lì. Là sono nate le carote.
pare che pure scarpa la stessa roba di Eric. Allora io compro le zucche. Come va? Compriamo le zucche. Mi prendo... minchia. 5 mi costano 1375. Però poi mi danno parecchio. Voglio parlare con lui, porca miseria, mettendo giù le parole e cose. Ma dai, non è una cosa che stiamo in mezzo ai coglioni, vieni di qua. Ma mi mancano tre artigli, cioè vabbè. Sì. Non so se vendere il porro. No, lascia stare. Ci vediamo dopo. Andiamo a fare i lingotti, va? Non c'è niente. Aiuti. Sepolti vicino alle rupi, quindi devono spawnano qui. Spawnano qui, non so in quanti tot di ore. Uno è qua. Ok, me ne mancano due. Forse quando cambio zona. Vabbè, intanto andiamo a fare gli ingotti. Il legno o quello bianco? No, non l'abbiamo mai usato. Oh, carote. Sono la regina della tan. Chiamo Petunia e faccio la pubblicità. Di notte apro l'899 e poi lo chiudo al mattino quando mi metto a pecorino. Sono Petunia che raccoglie le carote. Questo gioco lo trovate di sempre seminare, qualcosa che ti fa seminare velocemente. Anche quello ci vorrebbe di becca. Sì. Se poi è di becca ma ancora meno. Appunto. Quei gotti di ferro.
perché hai spostato l'aria. Pensa che prima avevo 3-4 spettatori che ovviamente non parlavano ma stavano lì, è crashato e non ci sono più. Dovevo avere 75. Adesso li vendiamo, abbiamo delle carote da vendere, vediamo quanto veniamo. Sì, ma quel frammento non ci vuole 20 anni. Ho comuto 150 volte. Allora vendiamo le carote. Ma non penso di arrivare a 75 con queste carote. Come va? Perché no? Arrivo a 65 giusti. Ti vendo anche questo. E basta. Ci vediamo dopo. Ci vediamo molto dopo. Allora, qui posso lasciare qualcosa. Non posso lasciare sta minchia. Allora, andiamo qua e facciamo questi lingotti di ferro, se non devo andare a prendere il materiale. Infatti mi sa che devo andare a prendere il materiale. Poi vedi, ci sono anche tutti gli arredamenti da fare. Niente, dobbiamo andare a prendere il materiale. Che cos'è che voleva? Spero non il fango. Il pezzo di ferro serve, il pezzo di minchia. Allora, dai Petunia, tiralo fuori. Dobbiamo comprare. Tiralo fuori. Fallo vedere a tutto il mondo. Qui ci sono sempre quei cazzo di coccodrilli che non so come cucinare. Ma poi non so neanche che cazzo mangio. Cazzo vi devo dare, limoni. Qui ci sono le uova, ma non so più. Mangiamo perché abbiamo finito la vita. Se vai in cucina c'è la sburrata. La sburrata di piscio d'albicocche. La tua preferita. Più quella che volevi tu. Anche quella cazzo di acqua marina. Una, non so. Mai trovata. Petunia voleva un maschietto. Oh, carote. Come sarà il mondo di Toy Story? Beh, sarà un negozio di giocattoli. O il negozio di giocattoli o la stanza del bambino. Petunia voleva un prosciutto, ma invece è arrivato uno stambecco. Allora, mettiamo le carote. Mm-hmm.
quando piove adesso, ecco, quando piove si blocca tutto, cioè un po' lo scatto. Invece è una carota solitaria, si fa qua. Ok, vendiamo. Salve! Le carote. Ma io ti vendo anche questi diamanti, ma che me ne frega. Questo è inutile. Siamo a 68.000. Ma io so che dovevo coltivare anche qualcos'altro. L'asparago. Che non so dove sia. Questo potrebbe essere un asparago. No, è un seme di gombo. Qui ci sono gli spinaci. Devo ricordarmi dell'asparago. Vieni che andiamo a fare i lingotti. No, mi sa che non ci basta. 3 di 5. Torniamo giù. Le rocce. Vabbè, ma se noi andiamo su, intanto andiamo a vedere se ci sono gli artigli e poi torniamo giù. Intanto dobbiamo aspettare le carote. Carote, eccole qua, mi chiamate. La petunia voleva un po' di piscio, ma poi gli è arrivato un camion di stupendi. Mangia, mangia. Che sa? Dal di cocca. Allora. Spawnato qualche artiglio. Un cazzo. Andiamo sopra. Cioè.
frammento. Niente, questo frammento ci vuole 25.000 ore. Ah, quel pesce si chiama si chiama rana pescatrice. Allora, questo viola lo posso mettere qui. Questo verde no. C'è pure il latte di mucca, cosa vuoi di più? Proprio la scatola, guarda, c'è pure la faccia tua, se guardi bene qua sopra c'è la tua faccia. Che ore sono, lunghi capelli? È per quello che non sono andato a dormire, perché la petunia deve fare la bottana all'estero. Ma perché sennò l'avresti fatto qui. Ma dove sono ste case? Le corna per esempio dovrebbero, quelle, gli artigli dovrebbero spawnare qui, no? No, dico, dovrebbero spawnare qui le... gli artigli, i due artigli che mi mancano, non ci sono. Dice qua, oh, carote. Ci siamo quasi, eh. Siamo quasi. Siamo a 68.000. Petunia, vai il caffè. Vai. Sì. Perché mi devo tenere sveglio, perché poi tu ti devi svegliare. Sì. Così lo bevi anche te. Sei proprio una vacca. La monta. Lunghi capelli. Eh? Sì. Ma sul Dream ci sono solo io. Sto guardando. Stasera ci sono solo io, ma non c'è nessuno che viene qua a vedere. Dead by Daylight. Vediamo, non c'è nessuno. Maratona sto cazzo. Sims 4 porta camera caffè tu camera caffè questo per tenere compagnia fa cagare vabbè. Ehi da amico vendere fotocopia senza di essere spiritoso.
Ci vediamo dopo. Salve! E sono gli asparagi. Ehi là! Arrivederci! Dio, che palle. Tre coglioni. Allora, siamo tutti qua. Costruiamo la casa, che abbiamo 75, così ce la togliamo, ci togliamo il pensiero. Costava 75, giusto? Ciao. Sì, vai. È uno spettacolo che scalda il cuore. Grazie gentilmente. A casa. Uguale a come l'avevamo fatta prima, però. Vabbè, mangiamo qui.
e andiamo a prendere il materiale, anche questo. Allora dobbiamo fare due lingotti. Aspetta però, qui Dreamlight villaggio. Adesso dobbiamo trofeo costruttore. Bene. Però adesso dobbiamo costruire l'orto e ancora la barca. E con le costruzioni per adesso siamo a posto. Allora, ci serve il materiale. C'ho un cazzo di soldi. Ho speso 35.000. Però ho fatto la casa. Però adesso abbiamo costruito tutto tranne la barca. La fine. No. Piano piano. Danno soldi subito così. Sono in live, non puoi dire queste cose. Ma guarda che non c'è nessuno. Bene Paola. Se mi desse l'acqua marina. Non ti chiami Marina? Marina Marinoni. La grande leccatrice di cazzoni. Marina Marinoni, la leccatrice. Bevi. Se vuoi ci piscio dentro. Diventa più fresco. Sei proprio una Marina Marinoni. Non è che ci piscio. Oh, finalmente mi ha dato quest'acqua marina di merda. Tutta la sera che la cerco. È un diamante classico. Azzurro. Allora, cucina i piatti con lo zucchero. Completa dei compiti, raccogli del riso. Devo pescare, ricordami che devo coltivare il riso. Pescare il tonno. Devo prima venderlo il riso, non ce l'ho. No, devo coltivarlo. Adesso, appena trovo un buco e scopro dove sia. E anche gli asparagi mi servono. Ehi là! Sì. Questi non sono asparagi. Sì, no, questa è la canna da zucchero. Vediamo che premio posso prendere. Con 20. Allora, qui niente. Perché mi servono, 50. Qui la pagina 2 l'abbiamo fatta, la pagina 3, la pagina 4, la pagina 6, la pagina 5. Niente, con 20 posso prendere solo i gettoni. Ma li prendo, tanto li devo prendere. Perché? Qual è il problema? Sembra che lei non lo usa. Il riso dove poi sarà più o meno.
fate che prima devo vendere tutta sta roba. No, io l'acqua marina non la vendo, solo quella. Vendo questo. Ce l'ho già un po'. Anche la vaniglia, che cazzo me ne frega. Ce l'ho. Devo svuotare l'inventario. Ok, lascia e raddoppia. Ci vediamo. Il riso? Dopo. Il riso devo fare, giusto? Dove cazzo stava? Tu lo sai, ti ricordi? Non ci sono le saie. Il tonno qua non ce l'ho, né? Gamberetto, sogliola, pesce gatto, pesce persico, abramide, la ragosta, la spigola, il terriccio, cosa ci fai in mezzo ai pesci? Vabbè. La trota iridea, la vaniglia, no, il calamaro, il luccio, la carpa, la ringa e il merluzzo. Niente, non ce l'ho qua in mezzo. Però posso vedere se ce l'ho qui. Vediamo se quella cozza me l'ha pescato. Mi ha preso la ringa, l'alga marina, il salmone, la sodia, il pesce gatto, il tonno. Eccolo. Spigola, trota l'idea. Cosa che devo fare col tonno? Ma non me lo fa. Devo venderlo o devo pescarlo? Pesca, sì, ne ho due di 20. Niente, se lo trovo qua non me lo accetto. Ho l'inventario pieno perché ho preso tutti i pesci. Allora, svuota, trasferisci sto cazzo. Il terriccio lo metto dall'altra parte, così qua ci metto questo. Questo che cos'è? Ma è il tonno, infatti. È il tonno dove minchia lo metto? Ma se io mi metto un altro baule qua di fianco con tutta una collezione di pesci, non è una genialata? Così mi faccio due scompartimenti solo di pesci in zona mare. E mi metto dentro tutto ciò che riguarda i pesci, appunto il tonno. Lo metto anche. Beh, tanto finché non trovo altre cose ci posso mettere questo e poi sostituisco. Tipo l'acqua marina. Cosa posso mettere? Il diamante. Il vetro. Questo. Devo far così, faccio spazio, no? Tutto questo. Questo. E questo lo riprendo. Poi il cristallo vitalis, che non so che cazzo serve. Il nasturzio giallo. Questo. La corda. Ci metto la corda. Nel mare ci sta la corda. Questo. Ho ancora uno spazio vuoto e non so che cazzo metterci. Perché non si possono spostare. Quella è una cosa brutta. Vabbè, per adesso così. Poi vedremo un giorno. Noi dovevamo fare il lingotto. Ah sì, devo bere il coffee.
Devo fare due lingotti e prendere due artigli. Come non c'è? No, non lo so, ci sono un sacco di ricette, potrebbe esserci. Ok, i lingotti siamo a posto. Dobbiamo andare a prendere solo quei cazzo di artigli che non si trovano. Che te lo piscio, che te lo piscio. Pare che potrei anche staccare e farlo domani. Allora no, sennò poi mi faccio i soldi allora. Dovrebbero uscire questi cazzo di cose, ma non ci sono. Raccogli materiali per migliorare la pala reale. Gli artigli di leone sono scompaiono qui. Dove cazzo devono comparire? Che te la pongo, che te la... Cos'è che dovevo coltivare? No, le zucchine, come cazzo si chiamavano? L'ho detto prima. Guarda, guarda le zucche. Allora. Sì. Le zucche sono qua. Allora, prendiamo delle zucche. Compro le zucche. Salve! Gli asparagi forse, no? Dovevo fare. No, il porro. Compro le zucche anche se sono care. Andiamo le zucche quanto. Arrivederci! Da. Allora, prima le coltivo un secondo. Sì, ma questo cazzo di cosa non vuole crescere. Allora, le zucche vengono. Salve! 3.660. No, 3 zucche 3.984. Ne avevo 1.000, adesso ne ho 5.000. Devo coltivare le zucche, ho capito. Adesso faccio tutto uno spazio di zucche qua. Ci vediamo dopo. Dove le posso mettere? Sì. Allora qui facciamo tutte zucche. Ma il problema è che questi cazzo di alberi. Cos'è questo? Riesco a prenderla questa cazzo di argilla, ma dove me l'hanno messa? Ma se posso spostare la pianta? Sì, meno male, no, la sposto. Più avanti, così c'è più spazio per le zucche. Thank you.
se li unicamente tutte. Le cose più velocemente. Compra. Costano una mazzata, 2,75. Però meno 2000. Anzi, spendo 3000. Cominciamo così. Arrivederci. Adesso che metto le tutte in campo. Le carote nell'attesa, anzi no, qua metto solo le zucche. Cose non vogliono uscire. Però potrei cucinare. Cos'era le cose con lo zucchero? Come è fatto lo zucchero? Patata, zucchina, grano, pan, pomodoro, porro, riso, arachidi, spinaci, peperoncino, burro, colza. No, lo zucchero. Canna da zucchero, ecco. 41, devo fare 10. Ho fatto le caramelle, ecco. Provo a metterne due, facciamo, proviamo. Che bello vederlo. Lo zucchero è anche categoria, può stare qui. No, qui. Sì. Se ce la metto con un po' di cacao, che cosa esce? La vaniglia. Per curiosità, sempre caramelle normali, niente, sprecato. Se io faccio solo cacao e zucchero, sempre caramelle. Se faccio vaniglia e zucchero, sempre caramelle. Ok. E se io faccio vaniglia e cacao, cosa esce, per curiosità? Caramelle. Sempre caramelle escono. Provo a mettere 2, 3, 5 zuccheri. Voglio vedere cosa esce con tanti zuccheri. Caramelle. Esce sempre caramelle. E allora facciamo solo caramelle. Non le... Sì, non devo fare 20 caramelle. 20, devo usare 20 volte la canna da zucchero. Adesso prima ne faccio un po'. Sa cosa valgo? No, tanto le semino poi le zucchine. No, semino qua la canna da zucchero, che non costa tanto. Tanto ne ho 28, devo farne 20. Ho
cosa è che devi farne uno a uno. I bulioni. Ma se io faccio solo la vaniglia, cosa uscirà solo con la vaniglia? Ma scusa, la canna da zucchero fa le caramelle, no? La canna da zucchero fa le caramelle e una sola vaniglia fa ancora le caramelle. Eh sì, l'ho fatto. Sì, l'ho fatto. Cioè, fanno la stessa cosa. Ma no, meglio no. Scusa, una vaniglia come fa a fare le caramelle da sola? Comunque le caramelle non le ho mai fatte, quindi è una ricetta nuova. Poi mi metterò lì a provare tutte le ricette, ma io sicuramente mi sa che mi metto con davanti Google e mi faccio tutte le ricette che non devo, mi mancano già fatte, senza star lì a scervellarmi e sprecare ingredienti. Tentativi, ma anche no, ho tutta la vita a farlo. Ne faccio ancora 6. Poi vediamo quante, a che punto siamo. L'evento fatto della canna da zucchero. Allora, completa dei compiti, vabbè. Dai dei regali preferiti a Merlino, servi dei clienti, pesca del tonno, raccogli del riso. Inizia delle conversazioni giornaliere. Vediamo se scarso le conversazioni giornaliere. Sì, uno molto veloce. Vediamo, Mini, ce l'ha la conversazione giornaliera? No. Ah sì, ce l'ha Mini. Facciamole. Quante ne devo fare di conversazioni? 10. Ma quei cosi non compaiono, quei cazzo di artigli del cacchio. Vabbè, andiamo a vendere le caramelle. Ce la Patti, che com'era diversa da quando l'abbiamo vista noi. No, dopo. Ma le ho fatte un po' di tempo. Lì era proprio diversa. No, la Patti di Camera Caffè, non ti ricordi che l'abbiamo vista al Gay Pride? L'abbiamo vista al Gay Pride, non ti ricordi? È lì. Ma qui al Camera Caffè era giovane. Tu ne avevi immensa. Cos'è che devo fare? Il riso, giusto? Il riso dove cazzo sta? Qui c'è il cotone. Che non è riso. Questo che cos'è? La zucchina. No, io gli asparagi dovrei fare. La soia. La fava di cacao. Il peperoncino. Vendiamo le carote. Minchia, quante cazzo di caramelle. Vendiamole tutte. Ne tengo solo una, ricordo. 23 caramelle. Un cazzo di mi danno di soldi.
Oh, che bello vedere. Vendi due pietanze, ne ho vendute 23. Due mi dice, vendine due, ma se ne ho vendute 23. Completa le compiti. Ok, dai, regali preferiti a Merlino, ciaone. Queste sono più facili. 70 riso. Oh mamma mia. La petunia che balla nuda. Balla nuda in mezzo alla tribù. E quando passò David Beckham, lei col culo gli fece cucù. Ma lui dice, ma chi è con la ciofega? È peggio di una ragnatela. E allora Beckham vide un buonazzo di nome, sì, e lo prese subito al lazzo. Niente petunia ballava nuda, tutti i neri gli chiedero scusa. Perché ci sono due pesci qua così a cazzo? Così lì a cazzo, va bene, li prendo e li vendo. Tra l'altro uno non è un Tony. Ehi là, amico! No, uno è un Lucio Perca che io vendo. E l'altro è un salmone che finirà 1250, bene. La petunia ballava vestita perché nuda non era dimagrita. E se ti guarda dalla TV, le tue tette fanno brum brum. E se... e se domani... Lo so, infatti. E se domani... la vedi anche tu. Forse stai male, fatti un ragù. Mi faccio le zucche. Questa zona zucche, mi compro le zucche. Amico, visto che sono qui ne prendo 5. Ho speso 1600, praticamente ho venduto il salmone per comprare quell'altro, per comprarmi le zucche. Però con le zucche mi faccio 3000. La petunia ballava nuda, ma arrivò la neuro. E qui ci sono anche degli screen da aprire, ma questa zona non l'ho ancora sbloccata. Apri, apri la fontana, è arrivata la banana. Di petunia ce n'è una sola, pensa se ce n'erano due che mal di gola. Ma poi che ora torna, per sapere, perché io dormirò tanto. La petunia sbarazzina. Si è allargata la vagina. E petunia. La petunia. La petunia piccolina si è bagnata la patatina. A quest'ora si può dire, no? Tanto non c'è nessuno in live. Per passare il tempo. La petunia larga e stretta si è rotta la bistecca. La petunia dai lunghi baffi ha preso tanti razzi. E se la guardi a testa in giù, lei ti dice vaffanculo, perché la sua posizione preferita è la pecora quando è dimagrita.
E se non dimagrisce, gli escono dalle tette due bis. La petunia marsigana si è bagnata una volta alla settimana. La petunia marsigana si è aperta tutta la settimana. Ma perché quelle cazzo di cose non compaiono? Io non capisco. Ma anche quel cazzo di frammento, secondo me quel frammento c'è da aspettare 24 ore. La petunia mien di notte con un dito tra le cosce. Viva, viva. Andiamo a prendere il riso perché tanto qua ho capito che non trovo l'uscita. Dov'è l'uscita? Porca miseria. Petunia si è bagnata, forse qualcuno l'ha infangata. Tanto non c'è nessuno in live, posso dire la qualunque. Tanto non mi bannano, perché se non mi hanno bannato per il copyright di questo gioco, è tutto Disney. Che c'è la qualunque canzone Disney. La petunia vien di notte a Natale. Oh. No, niente. Questi non sono artigli. Ah sì, c'è un artiglio qui. Me l'ha dato. Me ne servirebbe un altro però. È per darlo a Scar. Leone. Però me ne servirebbe un altro. Uno solo me ne manca. No. No, è ancora lì. Secondo me ci vogliono 24 ore. Beh, il fiore l'altro giorno. Tre giorni ci sono voluti. Sì. La petunia vien di notte. Forse mi ha dato l'artiglio, eh. Oh, ce l'ho. Dove devo andare? Crea il manico di pala con l'artiglio da leone. Va bene, sto andando. Vado a crearlo subito. Perché si tratta di un leone. La petunia barattina. Eh? C'è qui un leone che è un... La petunia vien di notte. Si è aperta dalle botte. Ma com'era quella canzone che cantavo oggi di Petunia? Non me lo ricordo. Che era bellissima quella. Mi dimenticavo. Dovrei riguardare la live. Sulla live c'era. Ecco, l'ho cantata pure in live. E passerà la storia. Chi vedrà quella live lì sentirà una bellissima canzone dedicata a Petunia, la regina del sabato sera. Tombale. La petunia, no, com'era la canzone? Ah, petunin, petunin, viva petunin, solo tu petunin puoi capir, petunin, i mille mille modi di prendere un dindin. Poi a Natale si canterà, si farà la live di Natale dove canteremo le canzoni di Petunia di Natale. Eh no, quella lì è quando vengono sterminate le tue colleghe. Ma perché devo parlare con Scar? Non voglio parlare con Scar. Voglio seminare. Fatti seminare. Ecco, ok. Eh? Davvero c'è anche il riso da fare. Però forse è più importante la pala adesso.
No, beh, il riso sarebbe più importante per fare l'evento. Il 2:18 non è ancora crashato? È un record. Di solito dopo 45-50 minuti crash. Ma perché non sono entrato da nessuna stanza? Se entro in una stanza va per i cazzi suoi. Beh, non è vero, perché l'altra volta ha crashato mentre correvo in mezzo alle scale. Pensa se, cioè, io spero, perché ho salvato due volte, però penso a uno che non mi salva due volte ed è arrivato al mio punto, che deve rifare tutto. Ormai mi è andata di culo oggi, ma potrebbe non riaccadere più. Ma anche su quel gioco che giocavo sul cellulare della Disney, anche lì dava problemi. Perché, boh, non so come cazzo lavorano. Ma poi, cioè boh, bisognerebbe che ascoltassero le persone. Cioè, apri una pagina Facebook dove la gente ti scrive, no? Ma li devi anche cagare. Devi controllare chi ti compra il prodotto, no? Se va bene, non va male. Invece non frega un cazzo, perché è la Disney, che cazzo gliene frega. Tanto loro i soldi ce li hanno, fanno un film e a posto sono. Quel film di Natale si fanno tutto l'anno. Qualsiasi, quando esce un film a Natale lo vede tutto il mondo. Sì, solo che loro hanno tante spese, perché comunque hanno anche i parchi. Ma hanno anche i parchi da mantenere. Guarda, guarda. Sta crashando. Minchia, l'ha chiamato. Sì, ma non è giusto però.